Irregolarità diffuse riscontrate in ogni area della provincia di Salerno, sia nell'agro nocerino che nella piana del Sele. Irregolarità emerse nel corso di controlli effettuati negli ultimi 20 giorni del mese di maggio dagli ispettori del lavoro e dalle forze dell'ordine, con il coinvolgimento anche di mediatori culturali. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa e fanno emergere un quadro non certo incoraggiante: violazioni delle norme sul lavoro, violazioni in un caso su cinque delle norme legate a tutela del lavoro e ben 57 lavoratori su 583 senza alcuna tutela assicurativa e contributiva. Il fenomeno del lavoro nero ha riguardato il 50% dei lavoratori controllati. La manodopera che abbiamo trovato è per metà comunitaria e metà extracomunitaria. Le irregolarità hanno riguardato sia i comunitari sia gli extracomunitari. Dei lavoratori al nero, 20 sono risultati comunitari, 11 dei paesi dell'est, Albania, Bulgaria, Romania, 9 italiani e i rimanenti, 37 sono risultati extracomunitari, in prevalenza africani, con particolare prevalenza per il Nord Africa, Marocco. Ben 24 lavoratori sul nero risultavano di origini marocchine. È un territorio dove c'è una forte presenza di lavoratori in condizioni di disagio, soprattutto extracomunitari, ed è chiaro che è facile che si sfoci nell'occupazione irregolare, perché è personale disagiato. Diciamo che l'ispettorato sta intervenendo all'interno di un progetto nazionale che si chiama Progetto Supreme e interviene in queste attività di vigilanza assistita, l'ispettorato da mediatori culturali che hanno il compito di assistere gli ispettori nell'attività di vigilanza in materia di interpretariato, ma anche poi di prendere contatto con i lavoratori stranieri per acquisire in qualche modo la loro fiducia e cercare di raccontare loro quali sono i diritti, quali sono gli istituti di protezione che il sistema appresta per i lavoratori particolarmente sfruttati, e arrivare anche attraverso il loro contributo ad individuare eventuali situazioni datoriali che praticano lo sfruttamento. Già all'epoca del Covid la sinergia dei carabinieri, guardia di finanza ha portato nel periodo difficile, nel periodo epidemiologico, la provincia di Salerno ad essere la provincia che in Italia ha realizzato il più alto numero di interventi in materia di rispetto dei protocolli di sicurezza all'interno delle aziende. 1.300 accertamenti. Salerno è la provincia che ha realizzato il più alto numero di accertamenti nei luoghi di lavoro a tutela della prevenzione dal Covid-19.